interfaccia o esperimento o strumento, insomma, come avete colto dalle parole di Michelangelo Pistoletti, può essere definito, funziona. Quali sono le sue attività, quali sono le sue ambizioni, quali sono i suoi obiettivi, quali sono i suoi progetti, e non credo che ci sia nessuno più meglio di Paolo Dandini, che è il direttore della Fondazione Pistoletto, del potercelo raccontare. E anche abbiamo la, credo, occasione interessante, soprattutto per i ragazzi, di avere qua capitanati, coordinati, supportati da Angelo Riva, poi un gruppo di ragazzi che stanno facendo sul Monte Barro, che racconteranno loro dov'è il Monte Barro e perché il Monte Barro, un progetto molto ambizioso come arco temporale, come capacità di visione, che si avvale anche del contributo della Città dell'Arte e della supervisione di Michelangelo Pistoletti. Qui adesso lascerei la parola a Paolo perché ci introduco un po' di più in questo ombelico, in questo terzo occhio che è stato montato prima da Michelangelo. Grazie Giulio, ciao a tutti. Allora, io magari inizierei proprio con loro, intanto vi dico soltanto chi sono, vi ripresento, mentre magari vi venite a partire a preparare qua. Perché io penso che sia già in sé una risposta a una domanda che ci pongono spesso quando andiamo in giro a incontrare luoghi, persone che stanno facendo cose nel mondo. Ci chiedono, ma quindi chiedevano ai ragazzi prima, come potremmo interagire, come si fa a lavorare con Città dell'Arte? Allora, quasi sempre, se non sempre, abbiamo imparato innanzitutto a chiedere ma cosa state facendo. E la maggior parte delle volte quello che stanno facendo è già esattamente quello che vorremmo che facessimo insieme, no? Solo che non lo stiamo facendo insieme. E allora bisogna trovare i modi per collegare, per collegarsi. Così è andato esattamente con Angelo Riva, lui dal parte di Lecco, Angelo, intanto venite e io ti presento. Aveva già realizzato delle attività, in particolare aveva aperto un luogo in cui i giovani con le disabilità lavoravano sulla musica. E poi questo luogo era diventato collegato a un'attività di ristorazione, un ristorante che era diventato un centro di incontri. E pian piano la cosa aumentava sempre di più, mi raccontava che doveva lavorare con i comuni, mettere insieme i comuni e le scuole. E a un certo punto gli ho detto, ma vedi, il terzo paradiso non è qualcosa che vive tra le nuvole. È un'idea che sta già prendendo piede in tantissimi posti grazie a un progetto. È un progetto, è una cosa che si fa. E quello che voi state facendo è un lavoro, siete già nel lavoro del terzo paradiso. E così abbiamo detto, ma in fondo è come se per legarci noi a loro e loro a noi, abbiamo pensato, è come se quella fosse un'ambasciata e degli ambasciatori. Solo che questa idea di ambasciatore va un po' ragionata, perché l'ambasciatore di solito è un ambasciatore di un paese in un altro paese. Il terzo paradiso non è uno Stato, è un paese. Però in un certo senso è come se fosse il mondo del futuro, in un possibile futuro. È come se il mondo del futuro ci mandasse i suoi ambasciatori nel nostro mondo di oggi, che non è ancora, a raccontarci e a fare poi gli interessi di quel paese là, di quel mondo là. E quindi sono, è così che abbiamo effettivamente cominciato a ragionare in termini di ambasciate e di ambasciatori. E pian piano questa, io ho fatto economia e commercio nella mia precedente vita, nella mia formazione, e
e si studiava franchising, si studiava così. Noi venivamo un po' di porticare a dire ma facciamo un franchising, no? E invece questo, le cose nascono con una loro natura vera, che probabilmente non si riconosce quello che già esiste, cioè alcuni modelli si prendono, ma si devono adattare a quello che poi le persone veramente sentono e vogliono. E così recentemente, forse un mesetto fa, abbiamo fatto la prima riunione degli ambasciatori del Terzo Paradiso, che sono parecchie decine. In teoria potrebbero essere un modo di più straordinario. E adesso dobbiamo capire come insieme, come queste ambasciate aggregano il loro impatto. Il grosso problema non è più che non sappiamo cosa fare, non ci sono soluzioni, ce ne sono tantissime. In tutte le città del mondo ci sono cantieri in cui le soluzioni sono praticate. Anche a Milano, non conosco parecchio, e sicuramente anche a Bologna. Il problema è che nessuna di queste soluzioni da sola ha la forza, la magnitudine per essere messa anche solo in relazione a come l'ordine funziona nelle nostre vite quotidiane, nostre di tutti, non dei cattivi, è proprio nella nostra vita di ognuno di noi. Quindi il grosso problema è come si riesce ad aggregare, non dico in termini di rete, perché la rete sono cose molto complicate, che si finisce per vivere per la rete invece che per la vita, che nella rete, no? Che non è intrappolati nella rete. Ma aggregare almeno un impatto, perché non è vero che le migliaia di energie, di realizzazioni, di cose che vengono fatte, non so, in una strada che si auto-organizza per gestire i servizi basici, no? Quindi lì c'è un movimento di autonomizzazione, che la gente si dà da fare da sé, ma insieme, no? Non è vero che basta trovare centinaia di cose del genere e fare la somma e dire oh, guarda, vedi, vale quanto vale invece il sistema tradizionale che ci esautora da ogni cosa, no? Perché noi non facciamo. C'è sempre qualcun altro che deve fare, lo specialista, c'è sempre lo specialista che deve occupare. E quindi bisogna che noi ci anche creativamente e anche come designer progettiamo i modi in cui questi impatti vengono aggregati. Questa idea dell'effetto farfalla, non so se l'avete mai sentita, per un battito d'ali, sì, è bellissima, è poeticissima, ma poi alla fine non so quanti battiti d'ali bisogna fare per arrivare ad avere un impatto, ad aggregare questi impatti. Se ci fosse qualcuno che li mette insieme miliardi far fare, magari poi una barcadella viene anche spinta da questo evento, ma se no, magari no. E quindi il problema è veramente dire come si riesce ad aggregare le nostre forze, a renderle visibili innanzitutto, perché molto spesso c'è anche un problema di visibilità. I media, che rispondono poi alla nostra forma mentale, non hanno c'è spazio, non hanno parole, non hanno linguaggio per le attività di cui adesso Angelo e i ragazzi parlano. Mentre sono le cose più importanti, tra le più importanti che stanno capitando per quei luoghi. Quindi c'è un problema di visibilità e di linguaggio. Spesso si pensa che sia utile agganciarsi al carosello dell'arte contemporanea, perché lo vediamo spesso sui riflettori, gli artisti, le loro votazioni, eccetera. Usiamo l'arte contemporanea, ma probabilmente è una nicchia di una nicchia rispetto a quello di cui stiamo parlando. Il progetto del Terzo Paradiso non vuole essere un'operazione artistica che trovi solo spazio in quel mondo, no? Quindi, evidentemente non è tanto cambiando il mondo cambierà anche l'arte contemporanea, ma non è detto che venga
Ieri ero a Istanbul, c'è la Biennale molto interessante del design, molto interessante perché ha il tema il futuro, quella frase di Valéry, il futuro non è più quello che era una volta. Ed è una Biennale ricchissima di simboli, perché il designer, avendo forse un po' perso i committenti, come persero gli artisti nel fine dell'Ottocento, quando arrivò la fotografia, eccetera, cominciano, o continuano meglio, sempre in maniera più ampia, a interrogarsi sul senso della loro presenza, del loro lavoro. E quindi, quando ci si interroga sul senso, vengono fuori parole un po' come etica, responsabilità, non parlare di sostenibilità, che è una cultura ovviamente diffusa, perlomeno come risolve, poi potrebbe essere infatti così. Allora lì c'era un fermento di ricerca, ma mancava una visione aggregativa. Prima parlavo di strumenti per aggregare l'impatto. Già in termini molto tecnici, pragmatici, la locuzione terzo paradiso, come un tempo ci fu la locuzione sviluppo sostenibile, europeo, Unione Europea. Però quello è già nominare una cosa, vuole già dire, portare, mettere sul tavolo uno strumento che diventa linguaggio, che permette di riconoscersi e riconoscere il medesimo concetto, ma interpretato in fenomeni magari completamente diversi, in contesti completamente diversi. E anche la Biennale di Architettura di Venezia, molto bella, peraltro, molto interessante, però anche lì c'è una riflessione molto importante sugli strumenti del passato, sugli ambiti di lavoro del passato, per giustamente rendersi conto, un po' come diceva Michelangelo, setacciare il passato per far emergere le pepite su cui fare tesoro. Ma qual è la visione precisa che ci può aiutare a raccordare, a mettere insieme come appunto le corde e creare una sintonia tra questi diversi ambiti, aree di ricerca di lavoro? E questo è secondo me la sfida principale che abbiamo tutti di fronte, noi a Città dell'Arte chiaramente direttamente, perché è passato l'epoca delle buone pratiche. Oggi non possiamo più dire facciamo buone pratiche, studiamo alcune pratiche. Va bene, sì, questo si dà per necessario ed evidente che così debba essere. Bisogna capire se queste buone pratiche finiscono lì o se si riesce a andare oltre. Un po' come quando si parla, scusate se passo di parole pratiche, poi mi fermo, però è una metafora interessante, un po' come quando si parla della rivoluzione araba, noi ci dell'arte lavoriamo molto con artisti della sponda del Mediterraneo, attivisti, soprattutto con artivisti, con la figura con cui noi ci confrontiamo, e ci raccontano, ci hanno raccontato in questi anni quello che avviene. E sempre si constata quanto, nonostante il dramma, comunque sia ancora raggiungibile l'azione di liberarsi dall'oppressione precisa, da Mubarak, della situazione, dei musulmani, eccetera, ma non si ha mai, nessuno di noi, non abbiamo la capacità di organizzare quello che viene dopo, di organizzare la democrazia. E la cosa che dice, guarda, ma è una banalità, ma è pazzesca questa cosa, perché com'è che nelle nostre scuole, anche io, no? Ci insegnano di tutto, soprattutto ci insegnano a diventare bravissimi trasportatori di progetti, per esempio, non sai che sia la logistica,
per studiare la logistica, cioè per dire trasportare gli oggetti. Tu studi anni ingegneria, poi dopo fai specializzazione, poi dopo lavori, ed è giusto che sia così, non dico che sia sbagliato, ma quanto tempo studi per diventare un cittadino attivo nel tuo contesto, a relazionarti con gli altri? Quanto studi? Non so, poi c'è da pensare come qualcuno ce l'ha, tutti noi altri non lasciamo imparati. Questo è veramente il succo del problema. Infatti noi parliamo di democrazia più che di democrazia. La democrazia va bene, è importantissima grazie a chi ce l'ha consegnata. Poi però se non la esercitiamo praticamente tutti i giorni, la partecipazione, vai una volta ogni 4 anni, cioè meno di 2, a votare, già va 1 su 2 a votare, ed è questa la democrazia. Certo, non è meglio fa che altrove, però c'è molto di pratica. Ok, adesso veramente io ragazzi vi darei la console. Poi andiamo avanti, se volete cominciare a fare domande, se volete fare un video. Volete fare vedere un video? Possiamo mettere... Ma voi cosa faccio? Prima il video? Partiamo con il video, siamo così... Thank you.
lontano la tua voce, perché non direi che ma non si sente, non sente niente. Completamente abitata.
Ai piedi, in pratica, naturalmente, ok. L'abbiamo presa un attimino come simbolo, come punto centrale che potesse unire le esperienze dei territori, delle città, degli abitanti che le circondano. Quindi partiamo dal presupposto che non vogliamo intervenire solo su una città, ma su tutto un distretto di circa 110.000 abitanti, se non sbaglio. Allora, a questo punto, come siamo collegati con il Terzo Paradiso e soprattutto come vogliamo intervenire in questo distretto? Attraverso la trasformazione, ok. Trasformazione attiva. Si parla prima di democrazia, quindi di passare alla pratica. Questo che avete visto è un esempio di come siamo passati alla pratica, quindi dalla nostra visione messa operata nel concreto. Allora, ci sarebbero tantissime... È fastidioso il rumore, si fa... come posso... Ma se devi usare giù. Mi siedo con la proprietà, è uguale, perfetto, se mi fa... No, ma senza, come... Parlo così, va... Così? No. Ok, così? Mi sentite? Non fa fastidio? Ok, perfetto. Allora, quello che noi di Airstation ci siamo registrati come obiettivo è di fare una trasformazione del territorio attraverso una visione da 10 a 20 anni e quindi non un progetto che vada a riempire i prossimi 3 anni per cui dopo potrebbe non aver fatto niente di concreto, non essersi radicato abbastanza. Noi vogliamo una visione per cui quando noi saremo adulti avremo costruito qualcosa, avremo cambiato qualcosa. Ci hanno sempre detto come giovani che il futuro è in mano nostra. Non vogliamo aspettare che qualcuno ce lo lavi. Ecco, la trasformazione che noi vogliamo mettere in pratica innanzitutto abbraccia il pensiero del Terzo Paradiso e quindi di una rinascita. Sarebbe forse stupido andare a vedere una trasformazione che si punti soltanto su uno dei due paradisi, solo sulla tecnologia o solo sulla terra, solo sulla tecnologia o solo sulla natura. Quello che propone questo letto che prima avete sentito tutti è una collaborazione e quindi arrivare da due parti e fondarne, farne nascere una terza che sia efficace, che sia la migliore soluzione per tutti. Come Airstation abbiamo creato un evento, diciamo, un evento di sintesi dei nostri piccoli concetti che sono state le fate, ovvero le fabbriche temporanee e creative del distretto culturale. Durante queste, dico che sono l'emblema della nostra filosofia perché abbiamo cercato di condensare tutti i vari ambiti in cui abbiamo lavorato, in cui stiamo tuttora lavorando e su cui spero lavoreremo per i prossimi mesi e anni. Ovvero, partendo da quello che è nel nostro territorio una potenzialità e sfruttarla nella migliore considerazione di questo termine, cioè e di arricchirci attraverso questa potenzialità. Come l'abbiamo fatto? Utilizzando quelli che potrebbero essere considerati gli scarti. Schematizzando, sono scarti di tre tipi. Il primo è lo scarto fisico. Avete letto prima nel video, illuminiamo tutti neri. Nel nostro distretto abbiamo riscontrato un fortissimo numero, come penso sia Milano, cioè come è sicuro sia Milano, di zone dismesse, di zone industriali, fabbriche, attualmente buchi neri. Diciamo buchi neri perché sono punti in cui prima veniva emessa luce e adesso no, quindi vengono catalizzate tutte, cioè questi spazi, lo sapete benissimo, vanno sempre diminuendo, sempre perdendo vita. E il nostro obiettivo è stato quello di illuminarli, quindi al posto di fare un evento in una struttura fatta per gli eventi, abbiamo voluto mettere in luce quelli che erano spazi attivi, ma che ora non lo sono più, e quindi andare a colpire sotto un punto di vista anche ideologico. Quindi abbiamo scelto uno spazio che era uno scarto, abbiamo deciso di lavorare all'interno di questa fabbrica degli scarti industriali, e quindi di rimettere in circolo gli scarti delle fabbriche attive della zona per costruire, per rielaborarli e sfruttarli al meglio. E il terzo punto
che è forse il più importante, abbiamo detto dove, cosa, ma con chi è la parte fondamentale. Per lavorare su un territorio, su un distretto, come su una città, come una piccola comunità, è necessario cercare di non riferirsi ad una nicchia, ma di ampliare il più possibile, ampliarsi a tutti in pratica. E di una società, quelli che possono essere considerati gli scarti e le persone al margine sono, vabbè, intanto forse noi giovani che non possiamo dare un contributo economico immediato e quindi non siamo considerati, non produciamo denaro in pratica, ma abbiamo tantissime altre potenzialità. Mi auguro che tutti voi riconosciate questo. E poi abbiamo individuato attualmente anche i bambini, tutta la ricchezza che possono dare i bambini, ma anche e soprattutto abbiamo creato dei legami con delle comunità. Comunità di recupero di ex carcerati, ex tossicodipendenti, che anche solo involontariamente vengono messi da parte. Loro stessi ci hanno raccontato che non riescono, una volta arrivati in comunità, loro preferiscono restarci piuttosto che tornare nella società, perché forse involontariamente vengono messi ai margini, messi lì. Ecco, noi abbiamo deciso di lavorare con loro per dare un'immagine che loro sono, hanno tantissima ricchezza, la stessa ricchezza che possiamo dare noi, e possono lavorare e produrre quanto chiunque altro. Non sono, loro parlano di stigma sociale, è come se fossero marchiati a fuoco e lasciati andare in giro e essere riconoscibili ovunque. Ecco, abbiamo detto appunto questi tre tipi di riuso, dagli spazi agli oggetti e al sociale. Ok, perfetto. Allora, come ci colleghiamo a questo letto che abbiamo detto? Cos'è il nostro motore della trasformazione? È l'arte. Noi ci chiamiamo Art Station, questo faceva abbastanza capire che siamo le che proviamo da un liceo artistico, ma abbiamo abbracciato l'arte come motore di trasformazione perché colpisce la sensibilità di chiunque. Mettere un bambino, come mettere un anziano davanti a un'opera d'arte, con più o meno rapidità, con più o meno impatto, ma lo colpisce. E l'arte soprattutto può essere intesa come idea, come opera d'arte, ma anche come concetto, come, scusate, mi sono persa le... Ma tu mi devi guardare, ci sono io, mi sento osservata. Allora, abbiamo detto, ho quasi finito, giuro, non ti annoio più. Poi se avete domande, io e altri ragazzi, chiedo aiuto. No, una piccola... parlo dei prodotti? Sì. Parlo dei prodotti, perfetto. Allora, abbiamo fatto questo evento che è stato un evento impegnativo, fatto di conferenze, di lavoro in fabbrica la mattina con gli scarti, e dopo aver lavorato in fabbrica andavamo al ristorante perché dovevamo servire al ristorante a chilometro zero, con i prodotti sempre del territorio, degli agricoltori, dei contadini del territorio. Quindi è stata una settimana molto intensa, abbiamo detto finita questa settimana non può finire tutto qui, cioè detto non prendiamoci in giro, è necessario che l'impatto prosegua. Però il problema era sempre quello di diffondere le nostre idee, diffondere il nostro progetto. E per fare questo abbiamo utilizzato dei piccoli mezzi di diffusione, che sono dei prodotti che normalmente si possono acquistare al supermercato, ma che hanno qualcosa in più. Abbiamo prodotto il corviale, un amaro, fatto con le erbe del Monte Barro, giusto per tornare tutto attorno a me, e i cioccolatini del Ciocco Barro, che contiene il corviale a sua volta. Abbiamo portato questo prodotto nei bar, e qual è la differenza da il prodotto che si può acquistare al supermercato e il nostro prodotto? Il nostro prodotto l'abbiamo chiamato prodotto socialmente eroico, perché vendiamo il prodotto e un progetto. Apprendendo il prodotto tu abbracci il progetto, e quindi sotto in un certo senso ci sostieni, soprattutto lo conosci. Beh, è importantissimo adesso far conoscere anche parlarne con voi, che magari domani vi sarete dimenticati delle fate di Art Station e tutto quello di cui vi ho parlato per questi minuti. Oppure decidete di conoscerci, magari aiutarci, siamo un gruppo di giovani, non ho detto nessun tipo di curriculum vitae da presentare, ma semplicemente idee e voglia di,
familiare, noi ci siamo trovati, alcuni non, non si conoscevano e abbiamo avuto questo filo comune, questa idea da portare avanti che ci ha dato la forza di affrontare le riunioni, tutto in pratica, i problemi burocratici e altro. Altre domande, volete aggiungere qualcosa? Brava!